Un Commodore 64 che si collega a internet. Sì, ma dai, basta una bellissima interfaccia, modem, wifi, attaccata alla user port, come questa. Un programmino terminale caricato da qui e un semplicissimo access point. Procediamo al caricamento. Tape Loader in questo momento sta caricando il browser .prg. Andiamo a caricare il terminale. Faremo una puntata dedicata solo al Tape Loader per questa roba. Eccolo qua. CGMS 2017, non si vede tutto il nome, perdonateci. 23K! Ta-da! Impostiamo la velocità del modem a 300 baud con il tasto B. In questo momento il terminale è impostato in modalità grafica. Eccoci qua. Ci connettiamo. Wow! Siamo connessi. Questo è l'indirizzo della IP locale assegnato a questa interfaccia. Faremo una puntata dedicata solo alla configurazione di questo modem. Per il momento lasciamo stare. A questo punto, visto che siamo collegati, digitiamo le parole magiche. ATDT. Qualcuno forse si ricorderà questo comando ai modem. bbs.splendorio.eu, che è il nome dell'host. Porta. Premiamo invio e voilà! Tipo War Games, giochi di guerra. Anche questo è un film che qualcuno probabilmente si ricorderà. Della velocità mostruosa di caricamento. 300 baud, ragazzi, non si scherza mica qui, eh. E voilà, è finito di caricare il menu. Guardate che meraviglia, c'è persino una chat. Vediamo se c'è qualcuno online. Di solito la sera c'è qualcuno, ma la mattina è già più difficile. Enter your name, giustamente. Una volta inserito il nome. No, non ci posso credere, c'è qualcuno che è connesso. Fantastico. Facciamo un bel messaggio di benvenuto. Vediamo se qualcuno ci risponde, eh. Eh sì, qualcuno ci ha risposto. E tutto con un semplicissimo Commodore 64 connesso alla rete. Era in chat ieri sera. Yes! Avevo fatto ovviamente una prova anche ieri sera. Ciao a tutti, alla prossima puntata.